Allora, la trasferta di Siena è una trasferta che ci vede opposti a una squadra chiaramente di grande livello. I risultati delle ultime tre partite non devono fuorviare. Siena è una squadra che intanto ha quello che viene chiamato un know-how, sette scudetti consecutivi, quindi sanno come fare. Per costruire una squadra vincente. È chiaro che un gruppo nuovo, tre giocatori che sono rimasti come Res, Hackett e Ortner, e quindi un allenatore che è cambiato, anche se era Marco, era l'assistente, però comunque è un gruppo sostanzialmente anche per loro da assemblare. È un gruppo che vive soprattutto sulla leadership di Hackett, che è un giocatore di grande personalità e che fa rendere migliori i compagni che ha accanto. E poi l'altra guardia titolare è Green, un giocatore che ha molto impressionato, un rookie che ha molto impressionato la Virginia Tech, un giocatore che ha molto impressionato nell'ultima tornei NCAA, più di 25 punti a partita, quindi un realizzatore incredibile. La squadra che ha perso Spencer Nelson, giocatore importante per loro, quindi si dovranno adattare giocando con due lunghi veri, quindi con Hunter Res insieme, oppure con Hunter Ortner o Res Ortner, queste tre combinazioni. L'altra cosa che prediligono molto è giocare con Carter da 4, o con Viggiano da 4, comunque giocare con 4 piccoli di fatto, quindi noi dovremmo essere bravi a attaccare, diciamo, a cambiare pelle durante la partita e insieme a questo comunque a imporre il nostro gioco. Il nostro gioco sarà fatto innanzitutto di immagino e mi auguro partenza diversa rispetto a Cremona, dove noi dovremmo essere bravi a reggere l'urto dei campioni d'Italia, che chiaramente dopo tre sconfitte consecutive, due in Eurolega e uno in campionato, avranno voglia di vincere. Sappiamo che Siena è un campo dove notoriamente in casa la squadra gioca con un'energia, una fiducia diversa, quindi appunto, il primo tempo deve essere un primo tempo che ci deve vedere giocare un po' più duri, un po' più duri da tutti i punti di vista, sia mentalmente che fisicamente. Per noi è una partita, direi, interessante perché stiamo lavorando sul costruire la nostra chimica e la nostra filosofia di squadra, e quindi è un altro step, un altro esame è una parola sbagliata, un altro step che noi dobbiamo fare contro appunto la squadra titolata, e siamo curiosi di vedere che tipo di partita ne verrà fuori. Ecco, sta fisico. Oggi abbiamo avuto anche il bro che si è allenato per la prima volta durante la settimana, quindi se domani non ci sono ricadute, come mi auguro, si allenerà anche domani, quindi sarà della partita, in quali condizioni lo vedremo durante la partita, come è successo a Cremona. Aver fatto tesoro degli errori, aver lavorato sugli errori, esserci riguardati della partita di Cremona, del bene e del male, queste sono le cose che sono il nostro potere per mostrare alla squadra quelle che sono le cose che noi dobbiamo migliorare. Ecco. Quindi questo è un lavoro che abbiamo fatto nella prima parte della settimana, e l'augurio è che la lezione sia stata recepita sia in campo che fuori. Poi
qualche volta non basta una volta sola, ecco. Però ecco, sicuramente come abbiamo iniziato il nostro inizio a Cremone è rimasto una cosa che è stata estrapolata e è stata analizzata. E quindi mi auguro che sia stata anche recepita. Beh, anche la reazione comunque è stata Sì, bella. adesso stavamo parlando di quello, quindi poi la reazione è una cosa che non deve mai mancare. Io più che reazione intendo dire il fatto di giocare per sapere che le partite possono iniziare molto bene o possono iniziare anche molto male, ma alla fine dei 40 minuti vince la squadra che riesce a esprimersi al più alto livello durante tutta la partita, ecco, perché sono 4 quarti di 10 non a caso. E quindi noi, insomma, ci auguriamo di ripetere una prestazione di carattere, sapendo che essendo sia una squadra migliore ci vuole più qualità. Salvatore, 2 anni fa Sassari, poi a Castelfiorentino, giocatore molto dinamico, ama tirare anche bene da 3 punti, poi c'è la guardia Grilli, anche lui in passato Viola Reggio Calabria, Iseo, Africo Firenze, sempre in DNB, un giocatore guardia tipica della categoria, con 2 dimensioni, uno contro uno, e anche tiro da 3 punti. E bravo a giocare anche in post passo. L'altro giocatore esperto è Bazzoli, che diciamo che è la prima opzione offensiva, un'ala piccola che può giocare anche da forte dal punto di vista tattico. Ama tirare da 3 punti e giocare uno contro uno, fronte canestro. Poi hanno dei giovani, il lungo titolare Pavone, pivot esperto della categoria, giocatore solido. E poi hanno dei giovani interessanti, fra cui Danna, che viene da Torino, cambio del playmaker. Diciamo che la caratteristica principale di questa squadra è il tiro da 3 punti. A Pavia hanno fatto 31 tentativi, anche se non hanno avuto ottime, buone percentuali, però bisogna stare molto attenti perché tirano con facilità da 3 punti. E almeno 4-5 giocatori hanno. Infatti il playmaker ha tirato 6 volte. Bazzoli addirittura 10 tiri da solo da 3 punti nella partita di Pavia. Le altre partite non le abbiamo viste perché non ci sono i filmati nel sito della Lega, non ci sono, abbiamo solo questa partita qui. L'allenatore è un mio maestro, è una persona, un tecnico molto preparato, molto esperto e che sicuramente avrà studiato qualcosa per imbrigliarci, anche se in questo momento magari delle volte riusciamo a imbrigliarci da soli. Non dobbiamo, penso che a questo punto qua della stagione un avversario valga l'altro, dobbiamo basarci sui miglioramenti collettivi, non tanto individuali, di squadra, dobbiamo fare un passo avanti, avere tanta energia, magari anche aumentare il numero di tiri, anche se questo magari può voler dire pensare un attimo di meno, però dobbiamo comunque avere energia, perché comunque siamo una squadra con tanti giocatori e rotazioni anche lunghe e questo è un fattore da sfruttare. La pressione non deve esistere, è un alibi, sono d'accordo con voi, è una vita che giochiamo in questo campionato, un po' tutti, fra giocatori, tecnici, quindi dobbiamo andare in campo con coraggio, entusiasmo, voglia di fare e anche sfrontatezza. Insomma, cercando di diventare una squadra. La settimana, dal mio punto di vista, sono stati buoni gli allenamenti, però la riprova, la verifica è sempre una partita. Dal punto di vista dell'intensità dell'allenamento, c'è stata un'intensità maggiore, ma non perché prima magari c'è stata una maggior cura, cercare di controllare meglio la concentrazione e sapere cosa fare, e chiaramente c'è
c'è stato un miglioramento nelle spaziature, un cercarsi, un capirsi, perché comunque i ragazzi fra di loro devono capirsi, devono cominciare a conoscersi e soprattutto individuare, cioè sapere in anticipo che cosa fa un loro compagno. Questa conoscenza del gioco, di sapere in anticipo cosa fa un loro compagno all'interno dei giochi, ti può permettere dei vantaggi, quello che magari nella prima parte c'è un po' bloccato, anche perché, ripeto, il fatto che sono tanti nuovi ci vuole un attimo per capire. E poi tu, le composizioni dei vari quintetti, siamo stati molto tutti in settimana, abbiamo provato tante soluzioni, speriamo di, anche se penso che l'aspetto fondamentale è comunque quello mentale, perché comunque dall'energia difensiva parte tutto.